Questa mattina si è svolta la premiazione della 7ª edizione del campionato di giornalismo Cronisti in classe, organizzato dal Resto del Carlino, Confcommercio Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Un importante appuntamento che ha visto protagonisti i giovani studenti della provincia di Ravenna alle prese con il mondo del giornalismo. Allora, mi racconti un pochino che tipo di servizio giornalistico avete realizzato voi? Allora, io ho realizzato un articolo sulla globalizzazione da solo e in gruppo un articolo sugli UFO. Abbiamo parlato un po' di tutti gli sport, dicendo se fanno bene, non fanno bene e chi li pratica. Ho parlato delle tecnologie che ci sono in circolazione e che piacciono ai ragazzi. Io ho parlato della musica. Soprattutto della musica rock, come i Queen, soprattutto i Queen. E senti, è stato difficile? Quali difficoltà hai trovato? Oppure ti sei solo divertito? Ma alla fine mi sono anche divertito, perché ci siamo ritrovati in gruppo a fare questo articolo ed è stato bello. Un'esperienza che avevo già fatto, però quest'anno mi sono divertito di più. È stato difficile all'inizio, perché scrivere discografia e storie insieme è stato un po' difficile, però è stata una bella esperienza. Qual è stata la cosa più interessante che hai scoperto rispetto a questo tema? Sapere come le feste nel mondo si sono diffuse, per esempio la festa di Halloween dai paesi celtici è passata all'Europa o all'America, comunque si è diffusa in tutto il mondo. E poi anche come la cultura occidentale è riuscita a cambiare quella di popoli che avevano delle tradizioni molto forti. E senti, questo esperimento in veste di giornalista ti ha fatto nascere anche un po', non so, la curiosità o l'aspettativa di poterlo diventare un giorno? Magari. Cioè, è bello fare degli articoli o comunque scrivere, perché mi piace molto. Beh, per noi anche come Confcommercio è fondamentale sentire come la pensano i ragazzi. Questa è un'opportunità che viene data loro per far vedere e dimostrare tutto quello che è le valutazioni che loro fanno, l'importanza che danno a determinati temi, e devo dire che dalla profondità dei temi trattati, dall'impegno che hanno messo, devo fare comunque i complimenti sia ai ragazzi che alle scuole, perché sono stati veramente bravi. Noi ecco, ci teniamo ogni anno a promuovere questa iniziativa meritoria col Carlino e con l'ASCO, che è un modo anche per far conoscere l'intervento che la Fondazione fa sul nostro territorio, e ricordiamo che senza la Fondazione tante iniziative importanti nel campo culturale, sportivo, architettonico, della salvaguardia dei beni culturali, per la sanità, non potrebbero essere attuate. Questa è sempre una delle manifestazioni più riuscite che, come noi auspichiamo e come il Presidente Gualtieri auspica, coinvolge le scuole medie. Di questo siamo lieti e siamo sempre contenti che ci sia tanta partecipazione. Un commento rispetto, dal punto di vista giornalistico appunto, rispetto ai lavori svolti dai ragazzi? Beh, un commento molto positivo. Questo ormai è la 6ª edizione, per cui i ragazzi più grandicelli ormai li aspettiamo in redazione, perché sono diventati sicuramente maggiorenni, però devo dire che col passare degli anni il livello e la qualità dell'impegno dei ragazzi è in continuo aumento. Questo significa che c'è anche una bella faccia della scuola, la faccia della scuola che funziona, perché devo dare atto agli insegnanti di fare questa iniziativa in maniera assolutamente volontaria, gratuita, e un impegno soprattutto di passione. E quindi fa piacere vedere che c'è una scuola che, al di là delle polemiche, al di là dei mille problemi che l'affliggono, riesce a trovare la vitalità, la voglia e la passione per fare delle ottime cose. Noi sosteniamo questa iniziativa del Resto del Carlino, il campionato di giornalismo, da molti anni, perché fin dall'inizio abbiamo ritenuto che fosse un momento di stimolo per i ragazzi ad affrontare insieme, lavorando insieme, alcune tematiche di attualità e di comporle anche con uno stile giornalistico. Questo stimolo al giornalismo è uno stimolo alla riflessione critica, non preconcetta, propositiva, è un incentivo al ragionamento, al metodo dell'approfondimento e dello sviluppo del ragionamento. Tutto questo è un elemento fondamentale, soprattutto in una società frettolosa come è diventata la nostra, basata sulla corsa a bruciare i tempi. Ecco, questo è un'utile integrazione
al lavoro che viene sviluppato nelle scuole per far crescere appunto la maturità e il senso critico nei ragazzi. Quest'anno il primo premio è stato assegnato a due scuole giudicate a pari merito, la scuola statale Francesco Baracca di Lugo e la Sant'Umiltà di Faenza. Allora, i ragazzi come hanno vissuto questa esperienza? L'hanno vissuta in maniera seria oppure all'inizio è sembrato un po' un gioco e poi a poco è diventato appunto la vittoria del primo premio? All'inizio è stato proprio un gioco, è stato l'evitamento di un tema in classe. Poi, siccome io scrivo per www.pavaglionelugo.net e ho battuto molto sulla bellezza del giornalismo, sulla bellezza della scrittura, ho cercato di fare in modo che i loro testi, che poi io ho cucito in qualche modo e ho sottoposto loro per una revisione, avessero uno spessore più grande, cioè dimostrassero che non è solo un passatempo cioccare o tornare indietro nel tempo in maniera così vuota, tanto per fare qualcosa, ma è per far rivivere un passato che sono le nostre radici. E loro sono stati molto contenti quando ho detto che avevo spedito al resto del Carlino questo testo. È arrivato solo venerdì e l'annuncio della vittoria ci ha resi tutti subito felici. È stato tutto un telefonare in stazione, organizzare i permessi, prendere i biglietti, e anche stamattina ho visto ancora tanta ansia. Adesso pianino pianino si stempera e spero che ci rivediamo l'anno prossimo. Siamo tanto contenti, ma non so se ce l'aspettavamo. Ve l'aspettavate? No. Non ce l'aspettavamo, però ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sì! È stato difficile scrivere l'articolo? No, non è stato difficile. Siamo incontrati tre volte e abbiamo parlato della moda come argomento. È stata un'idea che ci è venuta molto facile. Complimenti, e nel futuro, nel vostro futuro, ci potrebbe essere anche l'idea, insomma, di diventare veri e propri giornalisti? Speriamo di sì. Ti piacerebbe? Dipende dalla parte. Sì, ci piacerebbe.